Permettere ai fanatici 43 Thieves altra partita facilissima e così portare a casa due vittorie sulle tre necessarie per portare a casa la vittoria. Ma vedremo, lo scopriremo a breve, perché siamo entrati in selezione dei campioni e quindi G2 contro Ecofox. Questa è la finale, è una best of 5 e ragazzi ovviamente vi ricorderemo tutto il tempo come andrà a funzionare. G2 che vanno subito a bannare quella che è Thalia e quello che è Yasuo. Ok, due campioni importantissimi sia per loro che per la squadra di Ecofox. In particolare rimuovere a Huni questi due personaggi va a rovinare molte di quelle strategie che abbiamo visto gli Ecofox andare a utilizzare nelle partite precedenti. Dall'altra parte, due ban importantissimi. Yharnam viene penalizzato con la rimozione di Heimerdinger. Sì, subito, devono rimuoverlo. Abbiamo visto Yharnam ieri giocare a Heimerdinger ed era fuori di testa. Mi stupisce il ban di Aatrox da parte di G2. Non lo so, è così lento e macchinoso, perché rimuoverlo? Non capisco proprio. Il ban di Zoe è davvero importantissimo, però nella mid lane uno dei pochi rimasti a riuscire a stompare, distruggere, demolire, gestire qualsiasi tipo di campione si trovi da fuori. Zoe effettivamente è uno dei pochi maghi veri e propri che ha e riesce a esprimere il massimo del suo potenziale contro molti dei personaggi che vengono utilizzati in corsia centrale. Viene selezionata Morgana che, sincero, sì, vedendo Yharnam giocare quell'Heimerdinger, non mi stupirei a vederlo giocare lui Morgana, sì, che è in corsia inferiore. E Morgana insieme a Nocturne è uno di quegli Nocturne è bannato però da sì, parte sì, degli appunto, Echo. Di quei capostipiti delle composizioni funneling che vengono istantaneamente rimossi e bannati e fanno decisamente la traffica. Yankos, sì, oh, funneling. Questa è una funneling perfetta. It is happening, non puoi signore lasciare signori. Kai'Sa, Morgana sì. È prom. Sì. È il cuore, è il cuore di una funneling. Hai regalato una partita sì. G2 per andare a prendere cosa? Kindred. Allora, Dardo che è stato estremamente bravo l'altro giorno su Kindred, quindi posso capire perché la priorità di pick, ma il non andare a bannare Bromo o Kai'Sa è proprio chiedere di essere uccisi ai G2. Di nuovo, gli Ecofox l'altro giorno hanno provato a gestirli e non è stato per nulla possibile in alcun modo. Ma ancora Brom Kai'Sa. Ma Brom Kai'Sa è Morgana! Già. È Morgana! Questo significa che sarà probabilmente immune anche a Vladimir, che è l'unico strumento da parte degli Ecofox per riuscire ad abbattere quella Kai'Sa. E di solito anche Vladimir da solo fa fatica. Serve comunque un aiuto esterno, un qualcos'altro. Faccio un esempio. Nocturne e Vladimir è una combinazione che abbiamo visto più e più volte. Contro le funneling funziona perfettamente, ma Nocturne è bannato. Così come adesso anche Ornn. Sì, viene bannato Ornn, viene bannato Darius. E sensato, se vai a bannare Ornn, vuol dire che vuoi selezionare qualcosa di aggressivo sì. su quella che è una corsia laterale. Potrebbe anche essere per gestire la corsia centrale, ma di solito tendi a evitare i bruise sulla corsia centrale quando sei contro una strategia di funneling. Il ban, sincero, il ban di Tahm Kench. Ancora una volta per vogliono rimuovere motivo? Tutte le altre rimozioni possibili. Posso capire l'idea di, va bene, dai, vogliamo evitare che sia troppo safe quella Kai'Sa, ma è probabile che quella Morgana si potrebbe essere support, visto che tanto già sappiamo che potrebbe essere, servirebbe corsia centrale, sì. corsia inferiore pushata, serve priorità in corsia inferiore. Morgana aiuta, ma potrebbe semplicemente aiutare qualcun altro, non essere lei il carry. Tank Edge sarebbe veramente overkill. Kennen è bello come ban, mi piace, perché è un altro di quei campioni che potrebbero aiutare Vladimir a uccidere finalmente Kai'Sa. Nel momento in cui il potenziamento dei danni garantito dall'emopiaga di Vladimir viene associato a un'altra fonte di danno in grado di riuscire a raggiungere il carry avversario, il perno della squadra di G2, lì allora sì potrebbe esserci la morte di Perz. Kennen è uno di questi. Viene selezionato Shen come support da parte di Ecofox. Brand è qualcosa che vediamo più da parte del Nord America, ma non mi stupirei a vedere G2 usarlo contro di loro. Poppy anche, altra protezione? Carina. Altra protezione! Sincero, vedrei quella Poppy. Entrambe le corsie laterali sarebbe efficace. Vediamo l'ultimo pick dei G2 per vedere quale Mettito sarà la draft finale. Rakan. Oh, che brutto Rakan. Quindi Morgana Rakan in corsia inferiore, Poppy top. Sì, ok. Ci sta. È ottima in generale Poppy Rakan per gestire i bruiser attualmente dopo gli ultimi buff. E poi, ancora una volta, funziona sia come peeling che come counter pick a Shen, perché grazie ai suoi danni in percentuale riesce ad assorbire quelli che sono invece i danni di Lucian e allo stesso tempo neutralizza gran parte di quello che può essere l'engage da parte degli Ecofox. Se piccano Lucian è letteralmente... Ok, Poppy adesso neutralizza tre campioni. Esatto. Shen, Lucian e anche Kindred. Il salto di Kindred è calcolato come dash. Assolutamente sì. Quindi, comunque, allora, ovviamente non è un crowd control pesante che dice oh mio Dio, incredibile, ma è un modo per gestirlo in più. Gli Ecofox hanno selezionato una serie di campioni che sono gestibili da parte
di tutti i membri dei G2. L'unica salvezza degli Echo Fox sarà la suprema di Kindred, questa sarà fondamentale. Le composizioni con Kaisa come Hyper Carry hanno una peculiarità, possono concentrarsi su un solo campione per volta, a meno che non si vadano a utilizzare cose come Kaisa, Nami, Vladimir, che vadano a invece inseguire la backline. Queste composizioni qua, più classiche, sono assolutamente dipendenti dall'uccidere il primo target che abbiamo a disposizione. Quando questi diventano invulnerabili, come la suprema di Kindred, questo diventa un problema. Ti metto un asterisco a tutto ciò, perché vai, l'altro giorno i G2 hanno fatto funneling, e c'era Aatrox Top che stava asfaltando tutto, e quindi là era letteralmente, sì, possiamo focussare uno, ma se io mi lanciassi in mezzo e ne uccidessi due... Ah, può funzionare anche così, ok. Esatto, nel momento in cui le regole base vengono rotte, ovviamente questi ragionamenti vanno a decadere. Noi, nel dubbio, li facciamo comunque. Andiamo a prevenire e a cercare di prevedere quello che sarà l'andamento della partita. Ma poi, ragazzi, quello che succede in partita, succede in partita. È per questo che ce la dobbiamo vedere. Anzi, ve la dovete vedere. Sì, anzi, vedremo un po' quello che succederà. Perché i G2 saranno, ricordiamo qual è il formato, è una best of 5 tra le due regioni, non tra due team. Quindi, dopo questa prima partita, i G2 e gli Echo Fox hanno giocato la loro prima, dovranno cambiarsi entrambi i team. Esatto, la prossima partita non vedrà né i G2 né gli Echo Fox. Sono curioso. Dopo questa bella draft, signore e signori, che dire, entriamo nella lana degli evocatori. Questa è la prima partita di questa best of five, di questa relay race tra l'Europa e il Nord America. Quanto fa fashion dire relay race, eh? Relay race. Questi inglesismi, eh? Top. Eccoci qua. Allora, G2, che hanno nella loro draft ovviamente uno smaterializzatore per Brom. Addirittura hanno così paura di Lulu. Ok, che Lulu gestisce bene le corsie centrali, sì, e pusha bene, ma è uno dei migliori pick. Lulu Nocturne era stata una delle prime accoppiate contro l'avvento delle funneling comp, ed è stato uno dei risultati migliori, ed è per questo che effettivamente Nocturne è diventato di così priorità, perché Nocturne si è visto essere ancora più importante di Lulu. Lulu è decaduta per poi ritornare ovviamente in mancanza di Nocturne, in mancanza di altri strumenti che possono fare questo. Altri esempi possono essere Lissandra è stato un altro campione sempre preso su proprio per la velocità con cui puliva le lane e allo stesso tempo andava a interagire le corsie laterali. Ieri abbiamo visto gli Echo Fox addirittura provare a usare Rumble per gestire la corsia centrale. Spoiler, non è andata bene. Secondo Dardo, che è stato abbandonato a se stesso, Uni ora spotta Jankos, Perks e Wunder, andranno a rubare il red buff. E questa comodi. È un'altra mossa che vediamo molto comune nelle funneling. Grazie al fatto di essere in due nella corsia centrale, ci aggiungiamo un terzo che tanto arriva lo stesso in lane comunque in tempo, e questo permette un invade davvero importante che è impossibile da counterare. Però guarda l'ondata in corsia centrale, sì, è stata pushata fino in fondo. Molto aggressivo Adrian, che tenta un'aggressione su Wadid. Altec, buon follow up. Decidono addirittura i G2 di dire vabbè, non c'è un'ondata in medium, in mid, prendiamo semplicemente quelli che sono i lama becchi. Scelta molto interessante. Qua potevano, una volta iniziato il pull per Perks, a mandare Jankos immediatamente in corsia centrale a tenere la wave. Decidono di non farlo proprio perché c'è Lulu. Se fosse stato un altro campione che magari pushava più lentamente o che magari offriva meno pressione su Brom nel caso fosse andato nella corsia centrale immediatamente, sicuramente sarebbe stata un'ottima opzione, l'opzione migliore. Non lo so, perché se mandi Brom in corsia centrale deve subire la rush di Lulu, e subendo quella rush, che è così facile a piazzare ottenuto a livello 2, è solo piazzi lavoro. Il Pixie, lanci la Glitter Lance, colpisci 100% l'avversario. Sì, ed è per questo che Lulu è così importante contro le Funneling, perché riesce ad applicare pressione sia sulle ondate dei servitori sia sul support che provi ad andare a bloccare, a frizzare, come si dice ancora una volta, questa ondata dei servitori, a cercare di bloccare e salvare appunto questi soldi, di queste risorse dalla torre, che altrimenti se le prende tutte quante. Corsia inferiore, Altec e Adrian stanno facendo un buon lavoro, continuano la loro pressione. Considerato che sono contro Morgana, normali i primi livelli, più andrà avanti più sarà difficile riuscire a fare questa pressione. Esatto, il campo sarà contaminato, più pressione di kill però. Sì, il campo contaminato dal rank 3, quindi dal livello 5 in poi, praticamente con due cast va a pulire un'intera ondata di servitori, e non c'è nulla che Altec e Adrian possano fare per evitare questo, perché basta un tasto Morgana per ovviare a questo. Quello che devono fare lo devono fare adesso, nei primi livelli, e lo stanno facendo. Già una decina di minioni in più che ovviamente prima o poi andranno a essere recuperati da parte dei G2. Per ora il funneling sembra non portare molte risorse qua. Molto aggressivo Adrian, tardivo questo scudo da parte di Arnan, che non protegge l'alleato.
quindi subiscono ancora Russ addirittura. Dive in corsia inferiore con Foreman dive. Sta arrivando. Non hanno visione G2, non hanno modo per reagire. Kaisa e Bromson in corsia centrale ancora. E infatti flashed out da parte di Adrian. Si lanciano, first blood in mano. Phoenix, inseguiranno Yarnan, tentativo di binding che non va a segno, flash difensivo. Si stancano un colpo per volta e letteralmente dive perfetto degli Ecofox. Dardo che Altec guarda le loro barre degli HP. Altec ha davvero rischiato tantissimo, perfetto taunt flash da parte di Adrian. E ripeto, taunt flash, non flash taunt. Quello era un esempio perfetto di come massimizzare l'imprevedibilità dell'ingaggio da parte di Shen. Rivediamolo, guardate cosa fa Adrian. Inizia la provocazione e poi flasha. Flasha solo nel momento in cui è a range dei due avversari. Quando flasha va a toccare immediatamente Yharnam, va a toccare immediatamente Wadid, e questo impedisce a loro di prendere qualsivoglia appunto precauzione per evitare che ciò accada. Corsi superiore, Wunder e Uni tranquilli tra di loro, si gestiscono senza problemi. Vladimir Rush di Boots of Lucidity, quel first blood e quella kill in generale aiuteranno così tanto Lulu. 2-0, sì. Torna in corsia centrale con 1500 gol di oggetti. Cosa importantissima, ragazzi. Wow. Come si counterano le funneling, ancora una volta, se ve le beccate in game. Questo è un esempio. Utilizzare il jungler per far snowballare le corsie laterali è uno degli strumenti più utili. Dardo molto aggressivo su Perks. Jankos che prova a piazzare il attack. Perks è quasi morto. Ci fosse stato un auto-attacco in più da parte di Dardo, sì, sarebbe morto perché avrebbe proccato il marchio e... Non aveva il flash. L'unico motivo per cui si è salvato è il fatto che Dardock non avesse il flash, perché Phoenix l'ha cancellato, lo ha distrutto, sì. E questa è la forza che di per l'Europa Lulu. Questo deve essere il game facile. Questa è la forza di una Lulu. Questa è la forza di una Lulu 2-0. Ti immagini se vince il Nord America? Se questa best of 5 la vince il Nord America, perché G2 è tiltato su questo primo game. Cosa? Non so, la giacca... Monkas. Doppio giochista, nuova skin di... Addirittura Derena doppio giochista. Adrian e Altec molto aggressivi. Rakan se la gioca più difensiva. Dopo, sì, quella prima uccisione non vogliono più rischiare. Il fatto che Dardo possa andare a counter junglare nella giungla avversaria è gravissimo. Nota bene, hanno preso un personaggio come Rakan perché è un personaggio che non serve assolutamente a niente nelle fasi iniziali. Con Morgana in lane, l'unica cosa che possono sperare è, se c'è un intervento da parte di jungler, utilizzarlo per l'ingaggio. Ma questo arriva solo dopo che Perks avrà fatto il livello 6 e avrà acquisito il primo oggetto, possibilmente. Per ora si basano tutto sul facciamo fermare Morgana. Rakan viene scelto per tutto quanto il resto della partita, non per l'early game, ed è per questo che ben poco può fare in corsia al momento. Sai cosa non mi piace di quella build da parte di Wadid? Intanto ingaggio da parte di Jankos, l'Exhaust va a segno, ma Phoenix ha la sua crescita selvaggia, flash difensivo addirittura. Lulu ha Lulu, paura, ragazzi, ha così tanta paura di morirci. Stava arrivando la quinta stack di plasma da parte di ok di e nel momento in cui arriva troppo basso in vita, non avendo teletrasporto, non applica più pressione nella corsia centrale. Il flash non gli serve in realtà, perché lui non deve aver paura del jungler, perché il jungler dall'altra parte non c'è semplicemente. Quindi meglio usare il flash adesso per preservare le proprie risorse, la vita, il mana necessarie per applicare pressione, necessario per andare a counterare appunto la funneling e quello che vuole portare in campo. Vedremo se tutto questo continuerà, perché comunque Kindred a livello di marchi, sarei curioso di vedere cosa ha ottenuto. Abbiamo visto ieri gli Ecofox tirare fuori la stessa strategia, Dardock che praticamente accompagna Phoenix quando ha bisogno di livelli o comunque, sì, un minimo di farm, e poi vanno in giro insieme. E infatti cosa vanno a fare? Guarda cosa vanno a fare, stanno invadendo, sì, il red buff. Giusto. Vanno ad applicare pressione nella corsia centrale, ancora una volta, perché Phoenix ha praticamente full vita full mana, perché è riuscito a conservarsi grazie al flash. Tutti gli Ecofox insieme. C'è anche Adrian. Sì, hanno piazzato un po' di visione, hanno controllato non ci fossero i membri della corsia inferiore dei G2 lì presente per gestirli. E ora Dardock si potrà prendere un altro marchio gratuito. Volete massimizzare le risorse su una sola persona? Noi cerchiamo di privarvene il più possibile. E la cosa bella è che gli Ecofox stanno facendo entrambi quelli che sono le strategie migliori contro la funneling, sia snowballare le side che rimuovere il aggressivo su Jankos, verrà rallentato, ma un indistruttibile gli permette di mitigare molto il danno. Nonostante ciò, guarda la vita degli HP di Jankos. Sì, mezza vita istantaneamente, è livello 5, sono livello 6 e 7, Felix Dardock. Aveva anche il red buff, il rosso Dardock. Quindi tutto questo va a contribuire al risultato di questa aggressione da parte loro.
E ricordiamo una cosa, per ok, una stack sola, credo. Dovrebbe essere una stack sola per quanto riguarda Dardock della sua caccia. E ricordiamo che il primo bump importante, il primo incremento importante è alle prime 4 stack. No, credo fossero 3 per la prima volta, perché poi diventano ogni 4. Ma il primo bump importante è importantissimo, perché aumenta di tanto il range. Aumenta di tanto, più delle altre diciamo stack, il range delle abilità. Sarà di 575, il range dell'autoattacco e il range delle abilità. Perks qua in corsia superiore, viene spinto subito Uni verso l'alleato. Uni flash difensivo da parte sua, ma Perks ha i suoi marchi, ha l'istinto omicida. Riuscirà a ucciderlo, ultimo d'attacco. No, oh. No, Perks! No, no. Fusione potenziata. No. Ci sopravvive? No, Janko porterà a casa l'uccisione. Morsi del gelo che completano la kill. Infelice però come risultato. Perks avesse continuato l'inseguimento, l'avrebbe ucciso al 100% e avrebbe ottenuto gold. Gold di cui Kai'Sa ha bisogno. Ho una parola sola: subottimale. Diciamo, l'arrivo dei soldi su Janko è subottimale. Sarà contento perché finalmente c'è un po' di soldi per fare qualcosa. Ma tutto quanto il concetto della funneling è andare a prelevare soldi da una persona e metterli sull'altra. E questo vediamo non può l'ingaggio. Cadere. Rivediamo l'azione. Va a rimuovere un lume, viene chiuso tra l'incudine e il martello. In questo caso il martello è appunto Wunder. Perks è l'incudine e lo segue immediatamente Bulb esplosivo per guadagnare tempo con l'emopiega che gli restituisce vita. E qua crede di ucciderlo, ma in realtà no, è ancora vivo. E quindi deve finirlo Jankos. La velocità di bonus, il bonus di velocità, scusate, di movimento garantito dalla trasfusione potenziata. Questo risultato riesce ad evitare anche i morsi del freddo. Ecco Fox che intanto prendono e reagiscono a questa kill, prendendo un drago oceanico. Torna così comodo sui campioni come Vladimir e Lulu. Addirittura Phoenix che ha aggredito con l'ustione Perks. Guarda una Glitterlass quanto gli ha tolto. Uno contro due. Uno contro due. Non devi dare due kill a una persona che deve gestirti. Poi dite perché Lulu? Lulu è uno pick eccezionale contro le funneling. Uno contro due. Phoenix ha rimosso il 75% degli HP a Perks. Oh oh, ed eccolo lì, arriva, fa saltare in aria. Da parte di Wadid, Altec protetto da quello che è l'unitina di difficoltà di Adrian. Poco da fare, Wadid che ha ingaggiato da solo. Ha usato anche l'ustione eccessivo, però hanno tolto una risorsa agli Ecobox, hanno tolto la cura da parte della cura di Altec, hanno tolto l'unità di difficoltà di Adrian. Più che altro andare prossimo a ingaggio è risorse. Una kill, andare a rimuovere risorse a Wadid non serve a niente, perché Wadid non serve a nulla in questo momento. Wadid, ripeto, serve semplicemente ad accompagnare il resto dei giocatori. Wunderlin in corsia superiore sta gestendo Uni. Oddio. Potrebbe trovare la solo kill, no, alla fine quello che è la sangue in pullo porta in salvo. Dardock si salva grazie alla sua ultimate. Perks lo stava inseguendo in giungla in solitario. Doppia aggressione da parte di G2. Vedere una Poppy spaccare di mazzate un Vladimir non è uno spettacolo di tutti i giorni. Guardate allora il suo inventario, gli stivali per riuscire a raggiungerlo, un po' di resistenza magica e la fulgore per fare i danni che avete visto. Abbiamo visto in Corea addirittura Faker andare per una virtù della triade. Non mi stupirei a vederlo anche qua. Fox che guarda la pressione su quella torre, adesso ingaggiato, quel Rakan, troppo tardi però Yharnam, quello scudo è arrivato tardissimo, Yharnam che ora perde un sacco di HP, gli Echo Fox sono liberi di prendere questa torre, potrebbe essere first brick perché corsi superiore, cosa è successo? Uni è tornato, può curarsi tranquillamente, non ha usato il teletrasporto, sì. Perdonatemi, pensavo fosse cooldown ridotto. Niente da fare, Echo Fox si prende lo first brick, la pressione in corsia inferiore era talmente alta che alla fine prendono la torre, sono 3000 gol di vantaggio che hanno adesso. Questo è enorme ed è il risultato dell'azione precedente. L'azione precedente che ha visto due uccisioni nelle mani di Echo Fox ha permesso di abbattere invece quella di G2, non ha dato il tempo a Yharnam di prendere quei livelli, dicevamo quei rank nell'abilità del campo contaminato che gli avrebbero permesso di salvaguardare la corsia inferiore, e questo va tutto invece nelle mani di Alt che grazie ai suoi attacchi già da livelli bassi insieme ai laser pulisce ondate di servitore e poi va a danneggiare la torre una ondata dopo l'altro. Questo è il risultato, già una lama del re rovina per Altec. Però Perks ha chiuso l'oggetto di giungla, ok, ma questo allora può fare differenza all'interno di un team fight, ma attualmente i G2 sono indietro di livelli, cosa sì. Che non dovrebbe succedere in una team comp da funneling, succede quando rimani indietro, sì. Ma ad ora l'hanno sempre giocata perfetta. Gli Echo Fox l'hanno gestita perfettamente, contrario di ieri invece. Dardock potrebbe essere ingaggiato, invece no, Wadid qua che con Rakan non trova assolutamente successo. Ah, ragazzi,
il motivo per cui hanno draftato Rakan era semplicemente per ingaggiare immediatamente, per mettere a Brom Kai'Sa di seguire, che era quello che doveva accadere adesso. E non è accaduto perché ha ciccato l'engage su Dardo. Oh, Dardo che ha flashato, cioè, ha flashato Dardo. Quindi comunque una summoner che vai a perdere. Ma non puoi flashare Rakan. Adrian che viene ingaggiato, no cap da parte di Rakan. Potrebbe esserci uccisione. Adrian stava attaccando la torre. Oh. Guarda gli schiaffi che prende per mano di Lucian. La Blade of the Wind King aiuta contro target che hanno tanti HP. Costretti di nuovo la fuga G2, Dardox sta arrivando, non ha il flash, quindi non potrà inseguire facilmente gli avversari. Un altro salto va a segno, il rallentamento c'è, sì, su Wadid. Dardox continua ad aggredire, continua ad inseguire gli avversari, ma c'è Jankos, un indistruttibile, perfetto, salva l'alleato. Phoenix che prova il knock-up, Wunder che verrà salvato da quello che è lo scudo da parte di Wadid. E ora stunnato contro il muro dai morsi del gelo, shutdown da parte di Wunder, che G2 permette ai G2 di riportarsi in salvo e recuperare. Ok, perderanno un'altra torre, i Fox, quindi un altro svantaggio strutturale, ma comunque i G2 trovano un'ottima reazione. Dardok? Dardok, cos'era quella cosa? Avevi la suprema, sei andato a tankarti la torre del secondo giro, quando la prima è ancora in piedi, uno contro tre? Perché? Aveva la ultimate disponibile. L'idea di Dardo che era questa: doveva divare con la ultimate e poi tranquillamente poteva uccidere. Cioè, Wunder e Wadid sono bassi di vita. Vediamola. Guardate, la Suprema è sempre stata a disposizione. L'ha sempre avuta. È una Lulu a fianco. E va bene che sono bassi Wadid e Wunder, ma Wunder e Poppy. Jankos ha salvato la situazione. Arriva Jankos. Un singolo attacco da parte di Wunder, potenziato dalla fulgore e dalla passiva. Il brocchiero che intanto cancella viene gli HP di Kindred. Va a partire un altro ingaggio. Perks trovato, costretto agli istinti omicidi. Rakan si sacrifica, vede che sono in 5 i membri degli Ecofox, decidono di ritirarsi. Normale, non potevano gestire quel fight in altro modo. G2 che stanno veramente faticando tanto contro gli Ecofox. Una cosa importante, hanno preso il messaggero della Landa i G2 nel frattempo. Il fight è partito proprio da quello, messaggero completato, e da questo ne deriva poi un ingaggio degli Ecofox a reagire. Anche se perdono la torre, possono facilmente recuperare i soldi di questa torre, che sarà non la prima, riuscendo a utilizzare in maniera corretta il messaggero della Landa. E devono farlo perché in questo momento tutte le torri degli Ecofox sono in piedi, e la differenza di gold arriva proprio da quello, perché i kill sono 3-3. Il farm, andiamo a dare una controllatina, è così. Okay. Leggero vantaggio dei Fox, ma niente di eccezionale. Esatto, sono comunque una ventina di minion di vantaggio, quarantina massimo, ma la differenza grossa sulle torri. Gli Ecofox sono 3000 gold in vantaggio, che su un minutaggio di 16 minuti non è così tanto. È tanto, sì, ma non così tanto come ci si aspetta dalla patch 8.13. Esatto. E da questo ne deriva che se giocano correttamente i fight, perché i G2 giocheranno attorno ai fight, ovvio che gli Ecofox possono gestirli bene, considerato Vladimir, considerata Lulu, ma quando vai a considerare Perks e come i G2 solitamente vanno a gestire la totalità di un team fight, proteggendo Perks e dandogli tempo di fare danno, c'è la possibilità che vincano. Sì. È soltanto questione di giocarla bene. Voglio anche far notare un'altra cosa. Curiosa l'itemizzazione da parte di Huni. E quindi, come andranno a giocare i ragazzi degli Ecofox questo tipo di composizione? Non vanno a cercare di uccidere Kai'Sa. Vladimir non ha altro follow up. Kindred dovrà colpire sempre i primi target. L'itemizzazione di Vladimir va per CDR e Lionry, non va per Fox. Che vanno ad aggredire Perks, è da solo, verrà abbandonato. Istinti omicidi, lo scudo va a segno. Wadid è arrivato con il suo scudo, insieme anche a Wunder. Trovano l'uccisione su Adrian, nonostante tutto. Uni stunato contro il muro, lanciato per aria grazie a Phoenix che utilizza la crescita selvaggia. La ulti di Kindred potrebbe salvare il fight per gli Ecofox. Uni che trova l'uccisione su Perks, costretti alla fuga in G2. Morgana in tutto ciò ha trovato però la kill su quel Lucian. Phoenix sta trovando il disastro, i danni. Riesce a trovare l'uccisione di reazione però su Phoenix, battendola al muro. Dardok trova l'uccisione su quella Poppy e alla fine si chiude il tutto con i G2 che l'ha preso al frigorifero. È stato stupendo. Sì. Allora ragazzi, avete visto quanto ci hanno messo a uccidere Perks? Due team fight ci hanno messo, rivediamolo. Questo perché? Perché la loro composizione non è fatta. Altec addirittura flasha, cicca completamente metà delle sue abilità, ma va bene così. Ha il follow up del suo povero Vladimir, di Adrian, ma non basta, perché arriva il resto di G2 di gran carriera. Vanno a salvare appunto Vladimir in questo caso. Uni, mamma mia, quanto hai rischiato, giusto perché hai Lulu e Kindred a fianco. Altec esce dal riposo dell'agnella prima che questo vada a curarlo, perché ovviamente lui se ne deve lasciare. Però arriva Phoenix, che sì, fa l'uccisione importante, ma poi viene schiantato letteralmente al muro da parte di Wunder, che con una martellata e quel tipo di intimidazione, ragazzi, sta andando per quella che potrebbe essere tranquillamente la triade del 100%. Dici? Considerato il Phage, considerato lo Shin, sì, per forza di cose. E può ancora fare... No, dai, cosa sarebbe? Black Cleaver Iceborne.
Sì. No. Ci sta. No. No, 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 non ne ha bisogno. Vabbè. A me questo piace l'idea da parte di Uni di andare a selezionare Tormento di Liandry per un motivo. Nel momento in cui completa il Morello Nomicon, vuol dire che per tutto il tempo stai riducendo le cure degli avversari. E tu dici, ma quali cure? Perks andrà a itemizzare per Lifesteal. Questo sì, però credo che l'obiettivo degli Echo Fox sia dare spazio distruggendo la frontline dei G2. Ma Bulla ha già resistenza magica. Lo so, grazie alla Suprema di Dardock, loro prendono tempo, lasciano Perks colpire, distruggono tutta la frontline abbassandola bassa abbastanza che Altec ripulisca l'intero team nemico, salvo Perks che se la deve dare a gambe una volta che la frontline sua è ormai sparita. Vedremo ancora un'altra struttura conquistata da parte degli Ecofox. 3600, 3700, siamo lì, più o meno si alterna su quel valore il vantaggio in gold degli Ecofox. Due draghi oceanici, anche sì. Questo, hanno il vantaggio in draghi, hanno il vantaggio in strutture e ad ora stanno gestendo così bene questi fight. G2 su che... Vladimir, su Lucian, su Kindred. Questi sono personaggi che grazie all'uptime dei due draghi d'oceano riescono ad applicare molta più pressione, riescono a continuare a fare il loro lavoro. Nel momento in cui un Kindred con due draghi d'oceano ti balla intorno al campo marchiato da parte del lupo, lui può stare lì mezz'ora, lo puoi colpire una, due volte, quello recupera vita, recupera mana, rimane lì finché quel campo non lo prende e il marchio lo ottiene. Blue buff che verrà donato a Perks, G2 che vorrebbero prendere un po' di visione, ma gli Ecofox sono ovunque. E gli Ecofox girano come 5 persone insieme. Vladimir potrebbe partire per l'ingaggio, non ha il flash. Wadid, semplice entrata trionfale difensiva. E ora, i G2... Poppy perché abbandona quella torre da sola su quella tua mappa? Ok, non ha il teletrasporto. Mannaio oscura su Poppy, guarda lì. Quello è una mannaio oscura più Iceborne Gauntlet, sì. Pugno di gel. Mannaia oscura su Poppy. Dato Perks va ad ingaggiare Uni, utilizzata immediatamente quella che è la punizione per gestire meglio i danni dell'avversario. Emo piaga difensiva e ciao, se ne sì, va. Se l'hai fatta Wadid subito addosso perché non so se potrebbe tentare l'ingaggio, va a segno non soltanto uno. Su Adrian, però Wadid guarda gli schiaffi che ha preso. Wunder ora viene danneggiato per mano di Dardo, bianco su ultima difensiva. Yharnam sta arrivando dal fianco, il Pining non va a segno, lanciata via quella Lulu. Adrian è bassissimo di vita, si lancia Perks, trova la prima uccisione, però finisce nelle tasche di Yharnam. Yharnam costretto a quello che utilizza il cronografo, poco da fare, morirà per mano di Lulu. Che peccato, Wadid prende solo una persona. Korrakhan non puoi prendere solo una persona, devi toccarmi tutti quanti, devi toccarmi tutti quanti per permetterti di sopravvivere, se no ti parte mezza vita istantaneamente, l'abbiamo visto, e questo causa la rocambolesco tentativo da parte dei G2 di riuscire a bloccare quello che è il gli Xbox si stanno dirigendo verso il barone Nashor, è già sotto metà vita. Wunder che si avvicina per provare a bloccare gli avversari, poco da fare. Smite che viene utilizzato a parte di Dardock. E ora richiamo base, comodi comodi questi Fox, dopo aver vinto il fight e aver gestito il tutto così bene, si meritano questo barone Nashor e non possono combattere. I G2 continuano a combattere in situazioni in cui non se lo possono permettere. Wadid sta underperformando tantissimo. Mamma mia, guardate qua, ci sono tre persone a fianco all'altra. Me li devi riuscire a prendere. Non hai il flash? Va bene, ok, aspetti. Perché? Perché forzi cose quando non te lo puoi permettere? Questa c'è una suprema bellissima da parte di Jankos. Prende praticamente tutti e limita il movimento grazie alla frattura glaciale. Arriva Persi. Nell'ultimo momento riesce a uccidere Adrian, ma deve scappare istantaneamente. E qua Uni non aveva l'emo piaga. Se avesse avuto l'emo piaga, sarebbe morto anche lui. Situazione gestita così male. Fight che... E Yharnam e Wadid in generale stanno underperformando. Anche qua, guardando il replay, vedevi Yharnam lancia un binding, sì. Non va a segno. Tormented Soil colpisce due persone su cinque che erano tutte riunite. Si lancia in mezzo per utilizzare la ultimate. E il resto e... Per forza, perché c'è uno che aveva tutto a disposizione. Sì. Vedremo qua Ecofox pushare in corsia centrale, se lo possono permettere. Perks addirittura che va ad inseguire Adrian che split pusha, cioè un teletrasporto utilizzato per mano di Uni. Emo piaga, qua si lancia, mare di sangue. Perks è morto, abbastanza probabile che andrà a morire. Oddio. Numeri! E invece numeri. No, Wunder, grazie a quello che è il suo ingaggio, riescono a bloccarlo, si lanciano. Qua Perks flash difensivo, Adrian che ora utilizza quello che è la sua guardia spirituale per proteggersi da solo. Wunder e Perks stanno inseguendo gli avversari, Uni avrà quello che è... Oddio. Il trasfusione potenziale. Intanto il resto degli Ecofox è ingaggiato. Doppia kill per Dardock, tripla kill per Dardock. Gli Ecofox sono on fire oggi. Occhio. Che cos'è questo trade? Perks è morto. Piaga. Oh, preso. No.
Non ci credo. Ok, buongiorno. Phoenix chiude il tutto. Ciao. Phoenix arriva e viene a lassittare. Inibitore che verrà preso da parte di Jakobox. E potrebbe essere partita. Siamo a 23 minuti. Sono tutti morti, G2. Ace, asso mazzo da parte dell'Ecofox nei confronti dei C2, che decisamente non trova supporto, non riescono a difendere contro Lucian, che demolisce completamente la corsia centrale fino ad arrivare a questo Nexus. E questa è la rovina per l'Europa, che parte malissimo in questa finale, in questa staffetta. Disastro. Per questa best of five. Disastro per l'Europa. Guarda Dardo come ci sta godendo. Guardate i fan nordamericani che sono in casa e vanno ad esultare per i loro beniamini. È il primo game e i G2 hanno potuto selezionare. Avevano Kaisa, Morgan, Prom. L'hanno gestita così bene gli Ecofox. Dal dive a livello 3 è stato gestito tutto così bene. La pressione di Phoenix è stata fondamentale. Ah, è stato qualcosa di... non lo so, era... riusciva a fare il lavoro di due persone. Se erano in due mid, anche lì erano in tre, perché c'erano sia Phoenix che Dardok. Phoenix ha fatto un lavoro eccezionale in questa partita. Quelle due kill in corsa inferiore hanno distrutto l'idea di fan, l'idea di fare il funneling. Nel momento in cui dai al mid laner, che deve gestire la corsa centrale, kill e risorse per poter pushare costantemente e aggredirti, ciao! Già Lulu è brava a gestirlo. Esatto. Figuriamoci con due kill. Il pick di Lulu è stato fondamentale. Nelle mani di Phoenix, che l'ha giocata benissimo. E il fatto che gli siano arrivate anche due uccisioni. C'è sempre. C'è